Area di Lucca per la pace sfilano i bassanesi, migliaia di fiaccole illuminate contro il buio del terrorismo. Aperta a San Giovanni la Camera Ardente di Lucca, domani funerali nella chiesa di San Francesco. Marta Scomazzona è ancora ricoverata in ospedale, questa mattina l'incontro con il fidanzato in obitorio. Vigilia infocata, non ha di fonte per l'assemblea sui migranti, il sindaco Tondi risponde al prefetto. Residenti preoccupati per il cantiere di via Scalabrini, lunedì assemblea straordinaria in quartiere. Ladri in azione a Fontaniva, approfittando dell'assenza di proprietari, casa svaligiata durante le vacanze. Compie 108 anni Giovanni Quarisa, grande festa a San Vito per i carabinieri più longevo del Veneto. Buonasera telespettatori, Bassano questa sera si stringe attorno ai familiari e agli amici di Luca Russo, il giovane ingegnere ucciso nel drammatico attentato a Barcellona. In questi momenti sta iniziando la fiaccolata in centro a Bassano, proprio in ricordo di Luca. La Camera Ardente è al San Giovanni, come abbiamo detto, quindi e domani ci saranno i funerali alle 16. Il nostro primo servizio. 24 e 25 agosto, due giorni di fine estate, due giorni tutti per Luca. È cominciato il lungo addio di Bassano alla giovane vittima del terrorismo. Il primo atto, l'apertura della Camera Ardente pubblica. Nella chiesa di San Giovanni in Piazza della Libertà il feretro è arrivato intorno alle 15, accompagnato dalla nonna, sempre a fianco del nipote in questi giorni, e gli zii. Ad aspettarli il sindaco Riccardo Poletto. Tutto è candido, rose e anturium bianchi, una bara in legno chiarissimo. Alle 16 l'apertura della chiesa. Arrivano alla spicciolata, bassanesi ma anche turisti, chi arriva per caso. Luca è amico e figlio di tutti. Adesso si vive nel terrore, si vive perché una manifestazione, uno va a vedere una partita di calcio, non si sa mai perché colpiscono dove c'è molta gente, poi non si sa dove colpiscono. Non lo conosco, però la cosa mi ha scosso un poco. Il feretro è avvolto nel tricolore, accanto l'omaggio del Presidente della Repubblica. Ci sono i fiori della regione e della città di Bassano, ma tra il candore di boccioli chiari spicca il pensiero scarlatto e pieno d'amore di Marta. Siamo passati a Bassano e abbiamo trovato qui. È un po' un figlio di tutta Italia. Certo, certo, sicuramente sì. Una breve sosta di fronte alla salma, qualche messaggio, tanta commozione, una preghiera per Luca, anche di Amani al-Nasif, siriana, simbolo di una libertà che spesso manca. Credo che sia un gesto dovuto, soprattutto perché dovremmo ricordare che noi non abbiamo paura, che non è di fronte a questa cattiveria, a questa violenza, che ci possiamo fermare. Continueremo a venire, ad andare ai concerti, a non avere paura. Ma un ragazzo d'angelo era. Io di parlare da mamma potrei essere mio figlio, però dico che la vita è crudele, non meritavo così. Io una mamma, faccio un figlio, lavoro, vado in vacanza, poi me lo vado a prendere morto, ma che mondo che viviamo? Alle 20:30 il secondo atto, la fiaccolata, un momento collettivo per far fronte al dolore grande di tutta una comunità. Venerdì Bassano sarà ufficialmente una città vestita a lutto. Alle 16 nella chiesa di San Francesco i funerali celebrati dal vescovo di Vicenza Monsignor Beniamino Pizziol insieme all'abate di Bassano Don Andrea Guglielmi. È il terzo e ultimo atto. Tante le autorità che hanno già garantito la loro presenza alla celebrazione, dal viceministro dell'interno Filippo Bubbico al presidente della regione Luca Zaia con una rappresentanza dell'amministrazione regionale, il presidente della provincia Achille Variati, tutta l'amministrazione di Bassano. E per noi in collegamento c'è Barbara Todesco che è in centro a Bassano proprio per farvi vedere in questi momenti la fiaccolata che è iniziata. Buonasera Barbara, come sta procedendo? Buonasera a tutti voi telespettatori di Rete Veneta. È appena iniziata proprio in questo momento, siamo infatti già in via Barbieri, la fiaccolata in ricordo di Luca Russo. Come vedete in prima fila i familiari, la madre, il padre, la sorella Chiara, la compagna del padre, e poi insomma tutti i parenti e gli amici stretti di Luca. Manca solamente Marta che per motivi di salute non è potuta essere qui questa sera, dove appunto in prima fila abbiamo detto ci sono proprio le persone, i bassanesi che conosciamo, Luca, ma sono tante tantissime le autorità anche che hanno voluto essere qui al fianco del sindaco Riccardo Poletto, cioè ad esempio il presidente della provincia Achille Variati per rappresentare la regione, oltre agli assessori locali c'è cioè il presidente del consiglio regionale
Alberto Ciambetti, ma sono soprattutto tantissimi bassanesi che sono qui e che sono venuti a stringersi proprio attorno alla famiglia di Luca. Noi a Rinaldo abbiamo trovato Viale dei Martiri completamente pieno, un migliaio sono le fiaccole che il comune aveva messo a disposizione dei bassanesi, ma tantissimi sono quelli che invece hanno voluto portare direttamente da casa loro questa fiaccola. E a dominare in questo momento è assolutamente il silenzio, il rispetto e il ricordo di Luca, una fiaccolata che, come detto, dopo via Barbieri attraverserà il centro, le due piazze, per arrivare in piazza Libertà, dove è stato allestito un palco. Il discorso del sindaco, ma soprattutto il discorso di chi Luca l'ha conosciuto davvero. In questo modo dunque la città vuole dare un saluto forte a Luca Russo in vista poi del saluto dell'addio vero e proprio di domani alle 16 a San Francesco con i funerali. Io direi che per questo primo collegamento, Tatiana, è tutto, ti restituisco la linea, ci sentiamo più tardi. Grazie, grazie Barbara e Renzo, allora a dopo. Intanto non c'è stato il nulla osta per la cremazione del corpo di Luca come volevano i familiari, in quanto è aperto presso la Procura di Roma un fascicolo per omicidio. Quindi il giovane verrà tumulato in uno dei cimiteri della città. Allora sentiamo. Bisognerà attendere per la cremazione il nulla osta della Procura di Roma, che attualmente ha aperto un fascicolo per omicidio, e fin tanto che non arriverà quel nulla osta non si può procedere per la cremazione. Questa notizia è stata condivisa con i familiari stamattina e con loro abbiamo condiviso la scelta quindi di una tumulazione provvisoria. Concretamente cosa significa? Che terminate le esequie, il carro funebre con la salma di Luca e soltanto i suoi stretti familiari si recheranno in uno dei due cimiteri cittadini, non sappiamo ancora quale perché stiamo individuando in queste ore il loculo, e verrà sistemato in un loculo provvisoriamente, ma insomma nella maniera che potenzialmente potrebbe anche essere definitiva, in modo che da subito ci sia un luogo cittadino in cui Luca riposa, in cui i suoi familiari, ma anche tutti i cittadini o chiunque desideri farlo, possa andare a mettere un fiore, a fare una visita di una preghiera. Per cui questa situazione ci dà la tranquillità di poter attendere questo nulla osta, che non sappiamo se arriverà in pochi giorni, in qualche settimana o anche in alcuni mesi. E intanto la fidanzata di Luca, Marta, si trova ancora ricoverata al San Bastiano, come avete sentito. Questa mattina c'è stata la commovente visita all'obitorio. Marta e Luca, due anime gemelle, un grande amore spezzato dalla lucida follia omicida di terroristi. 7 giorni esatti dopo la tragedia di Barcellona, Marta finalmente stamattina è tornata dal suo Luca. È salita su di un'ambulanza con la mamma per raggiungere la cappella dell'obitorio dell'ospedale, in mano le rose rosse, le rose dell'amore, un ultimo dono da offrire al suo amato Luca, quel giovane uomo dagli occhi azzurri che tanto l'ha fatta sognare. Si è fermata con lui per circa mezz'ora, poi è tornata nel reparto di terapia intensiva dove si trova ricoverata da ieri sera dopo il suo rientro dalla Spagna. Oggi è stata sottoposta ad una serie di esami diagnostici, soprattutto di tipo radiologico, per verificare la sua situazione clinica. Ma le condizioni generali, ripeto, è anche difficile in questi momenti fare una valutazione, nel senso che almeno nei colloqui avuti con lei, effettivamente è una ragazza forte e che ovviamente ha ben realizzato quello che le è accaduto. A fianco al suo comodino la foto del suo Luca, ha chiesto espressamente la volontà stamattina sul presto di andare a salutare in obitorio, e quindi nonostante questa sofferenza che porta dentro, le condizioni cliniche comunque sono buone, insomma. Nonostante le condizioni di Marta siano buone, la 22enne ha bisogno di riposo e di tranquillità. Per questo i medici le hanno consigliato di non partecipare alla fiaccolata di stasera, sarà presente invece domani al funerale. Ovviamente Marta voleva partecipare a tutte quelle che erano le funzioni che sono state programmate per il povero Luca, e ha poi capito che effettivamente anche la partecipazione alla fiaccolata sarebbe stato forse un qualcosa di stancante, non solo emotivamente ma anche fisicamente, comunque ha bisogno ancora di riposo. Però effettivamente avremo un po' concordato di farla partecipare alle esequie. E così Marta sarà ancora al fianco di Luca domani pomeriggio nell'ultimo viaggio del suo amato.
E chiudiamo questa prima parte dedicata proprio a Luca e Marta, poi ci collegheremo durante il corso del telegiornale con Barbara Todesco che è in Piazza Libertà per noi a seguire la fiaccolata. Ora invece ci spostiamo a Donè di Fonte per una vigilia infuocata per l'assemblea pubblica prevista alle 21 sull'arrivo dei migranti. Dopo la lettera della prefettura che stigmatizza le polemiche del sindaco, il primo cittadino sbot, sentite. Non ci sta a farsi zittire e risponde per le rime. A Donè di Fonte il livello è già caldissimo da lunedì, quando i primi 22 migranti sono arrivati all'ex convento. Ma far imbufalire ulteriormente il primo cittadino, a poche ore dall'assemblea pubblica e municipio, è stata la severa nota della prefettura, che ieri ha stigmatizzato le polemiche del sindaco, specificando come fosse costantemente informato della situazione. Una ricostruzione smentita dal diretto interessato. Ma informato di cosa? Io i primi di agosto ho sentito la prefettura, mi hanno detto al momento non c'è alcun rapporto formale con questo consorzio restituire, che è questa cooperativa che dopo gestisce questa cosa, ma sarà informato a tempo debito. Io non li ho più sentiti, non ho ricevuto alcun comunicato, tranne alle ore 11:20 di l'altro giorno, di 22 di agosto, quando i migranti stavano per lasciare il cancello. Certo, continua Tondi, so bene come tutti quanti che dal 2016 l'ex convento di Donè era uno dei siti scelti per l'arrivo dei migranti. Ma è altrettanto noto al prefetto che io ho detto mille volte, e l'ho scritto altrettante mille volte, che Donè siamo già a posto, che abbiamo già il 25% di stranieri e che abbiamo nelle classi delle scuole elementari anche il 70% di bambini. Insomma, il no è ribadito come è accaduto nella fiaccolata di un anno fa. Allora si trattava di opporsi a 200 migranti, ma anche con il numero di 77, quello stabilito dall'ULS, ci sarebbero problemi, secondo Tondi, che dalla prefettura esige chiarezza. Se rimane tutto nel limbo così e dopo la prima occasione ne arriva un'altra corriera, dopo un'altra, cioè a me questo non sta bene, perché io questo chiedo, io voglio sapere il numero esatto. Voglio delle garanzie precise, scritte, non voglio chiacchiere neanche predite. E sbotta definitivamente quando ricorda la dura nota del prefetto. Io sono sindaco, voi voti, no, ho vinto concorsi. Cioè io ho l'obbligo di difendere i miei cittadini, che scrivo anche al presidente Mattarella. I residenti preoccupati per il cantiere di via Scalabrini a Bassano, lunedì assemblea straordinaria in quartiere. Si è parlato per anni di questo intervento, c'è stata per mesi una lunga burocratica pratica di assegnazione dell'appalto, adesso le chiavi dell'appalto sono state consegnate alla ditta, la ditta non è ancora arrivata, speriamo che sia solo frutto di un ritardo delle ferie. L'intervento e l'appalto in questione si riferiscono ai lavori in partenza in viale Scalabrini, annunciati per i giorni successivi a Ferragosto e per ora non ancora iniziati. Un intervento che preoccupa e non poco quartiere Angarano, che per settimane sarà destinato a vedere modificata la propria viabilità. Cosa vi preoccupa di più di questo cantiere? Il fatto che per un periodo abbastanza importante sembra che dovranno lavorare con un senso unico alternato, quindi, e poi abbiamo spinto senza riuscirci per partire prima dell'avvio delle scuole, perché appunto l'avvio delle scuole avrà un impatto ancora più pesante su questo senso unico alternato che sembra sia necessario per fare questo intervento importante. E di scuole in zona ce ne sono in effetti parecchie. La preoccupazione dei residenti dunque appare più che giustificata, tanto che il quartiere ha indetto per il prossimo lunedì un'assemblea pubblica alle 20:30 nella sede degli Alpini di Angarano. Nell'occasione verrà anche ricordato il progetto scelto dall'amministrazione che prevede il mantenimento delle alberature. Questa però è un'assunzione di responsabilità che l'amministrazione si assume per quanto riguarda poi la manutenzione degli stessi, nel senso che lì sarà importante poi seguire molto bene la manutenzione di questa alberatura, che è bellissima, evitando che crei disagi alle persone che ci vivono, che ci abitano, che ci passano sotto. L'amministrazione insomma è avvisata, non basterà effettuare il restyling del viale d'accesso alla città, una volta completati i lavori gli alberi di via Scalabrini dovranno rimanere osservati e speciali. E come anticipato ieri, è una donna originaria di Marostica la vittima di un gravissimo incidente stradale avvenuto lungo il passante di Mestre. Tragico schianto nel pomeriggio lungo il passante di Mestre all'altezza del casello di Preganziol. Erano circa le 15:30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, forse solo una banale distrazione, l'auto su cui viaggiava una coppia insieme a un'amica ha violentemente tamponato un camion. L'incidente è sulla corsia in direzione Milano. La parte anteriore della Corando Bianca si è letteralmente disintegrata, infilandosi sotto il mezzo pesante.
La donna che sedeva accanto al conducente, Elena Marzaro, 43 anni, nativa di Marostica, è morta praticamente sul colpo. La passeggera che sedeva invece dietro, una 39enne di Campo San Piero, nel Padovano, è rimasta ferita in maniera grave ed è stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Praticamente illeso, l'uomo che era alla guida, il marito della vittima, estratto dall'abitacolo sotto shock. Sul posto le ambulanze del SUEM di Treviso e Venezia e i vigili del fuoco, arrivati sul luogo anche con l'autogru e la Polizia Stradale di Mestre. Impiegato anche il personale ausiliario dell'autostrada che è stata sgomberata nel giro di un paio d'ore, consentendo al traffico, che ha subito intuibili rallentamenti, di tornare alla normalità. Ed ora una notizia giunta poco fa in redazione con i vigili del fuoco di Bassano che sono intervenuti in serata in quartiere presso la discarica dell'Etra per spegnere le fiamme divampate all'interno di un deposito nel quale erano stipati cumuli di materassi. Per evitare che le fiamme si propagassero al resto della struttura, i pompieri hanno impiegato della schiuma ignifuga. L'incendio ora è sotto controllo. E ancora a cronaca con un arresto per estorsione effettuato dai carabinieri di Tiene in manette un kosovaro. Avrebbe ricattato un tienese per il quale sostiene aveva fatto dei lavori, poi con altri complici avrebbe ricattato anche una seconda persona minacciandola pesantemente per farsi consegnare dei soldi. Con queste accuse è finito in manette nei giorni scorsi Vendrum Veapi, 26 anni, nato in Kosovo ma residente da tempo a Tiene. Veapi prima aveva preso di mira un conoscente, lo avrebbe minacciato che se non pagava lo avrebbe denunciato perché lo aveva fatto lavorare in nero. Così era riuscito a farsi consegnare un assegno e a metà ottobre aveva cercato di porlo all'incasso, ma il titolo era stato bloccato perché privo di copertura. Un secondo episodio, ad aprile, il kosovaro con altri due complici se la sarebbe presa con un altro tienese minacciandolo pesantemente e chiedendogli di consegnare 2.000 euro. Sul caso hanno indagato i carabinieri che sono arrivati oggi a porre le manette al kosovaro, al quale di recente erano già stati inflitti 4 anni di reclusione, sempre con l'accusa di estorsione. Ed ora invece torniamo a Bassano, ma per un compleanno del carabiniere più longevo del Veneto. Ha spento infatti le sue 108 candeline l'appuntato scelto in congedo Giovanni Quarisa, che questa mattina nella sua abitazione di San Vito ha ricevuto la visita del comandante provinciale dei carabinieri di Vicenza, il colonnello Alberto Santini, e anche del capitano Adriano Fabio Costellari, comandante della compagnia di Bassano. Nell'occasione Quarisa ha ricevuto gli auguri dei vertici nazionali dell'anno arma e due regali, un medaglione commemorativo della carica di Pastrengo e anche un piatto di ceramica raffigurante i carabinieri in grande uniforme. Case vuote per le vacanze, ladri in azione a Fontaniva. Sarà un amaro rientro dalle ferie per alcune famiglie di Fontaniva. Nelle scorse ore la zona di Via del Beato è stata presa di mira dai ladri che hanno fatto razzia in alcune abitazioni. I malviventi hanno rubato computer, gioielli e soldi contanti. I ladri hanno approfittato delle case vuote per le vacanze. I proprietari troveranno l'amara sorpresa al ritorno. Ad accorgersi di quanto è accaduto è stata un'amica di famiglia incaricata durante l'assenza di alcuni proprietari di casa di seguire il giardino e di dare un'occhiata che tutto fosse a posto. Lunedì pomeriggio la donna si è accorta che due porte d'ingresso erano state scassinate all'interno. I ladri hanno avuto tutto il tempo di rovistare ovunque e poi di andarsene in tutta tranquillità. Con ogni probabilità chi agito era a conoscenza che le due famiglie erano in vacanza. Ed ora torniamo subito a collegarci con la collega Barbara Todesco che è in Piazza Libertà a Bassano per noi e sta seguendo la fiaccolata. Sentite Barbara, buonasera. Siamo in Piazza Libertà, è cominciato pochi istanti fa il discorso del sindaco Riccardo Poletto, il primo a prendere la parola in questa serata, lo faranno anche gli amici di Luca, sono tantissimi, dicevamo prima, i bassanesi che sono voluti essere qui oggi. Il sindaco Poletto ha detto siamo qui per condannare quello che è successo e per ricordare Luca. Io chiederei a uno dei bassanesi presenti oggi perché siamo qui questa sera. Siamo qui perché stasera non si può essere in nessun altro posto. Di solito mi viene sempre qualcosa da dire, ma stasera non mi viene proprio niente. Serve presenza e serve esserci.
vogliamo. Queste sono le parole che sentiamo sempre questa sera, il silenzio infatti a dominare oggi più delle parole, le parole che sta pronunciando il sindaco Poletto, qui la fiaccolata continua, il momento del ricordo, il momento proprio di un pensiero dedicato a Luca, ma non resta che restituirvi la linea, ovviamente continueremo con i collegamenti nel corso di Focus, avremo modo di raccontarvi com'è andata questa serata, una serata in cui Bassano ha deciso di stringersi soprattutto attorno alla famiglia di Luca Russo. Grazie quindi Barbara, grazie Renzo per essere lì ed essere i nostri occhi per noi. Quindi come ha detto Barbara continueremo anche a collegarci durante la diretta di Focus per mostrarvi proprio le immagini della fiaccolata in ricordo di Luca Russo. Quindi non perdete l'appuntamento questa sera alle 21:15. Con il nostro direttore Luigi Baccialli ci saranno anche Giovanni Battista Mestrinera, Gio Formaggio, Ettore Beggiato, Niccolo Rocco e Alessia Bellon e Giuseppe Alban. E come sempre anche voi telespettatori potete partecipare inviando i vostri sms. Ora in chiusura di telegiornale vi lascio alle previsioni del tempo di domani. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Le previsioni per domani. In pianura sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane poco o parzialmente nuvoloso nelle ore pomeridiane per attività cumuliforme più sviluppata rispetto a giovedì. Precipitazioni in pianura assenti, sulle zone montane assenti al mattino, probabilità medio-bassa nella seconda parte della giornata di precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale, locali sulle prealpi, sparse sulle Dolomiti. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni.